La fotocamera termica FLIR sul tuo dispositivo Cat S61 viene controllata tramite un'app dedicata chiamata MyFLIR. Questo video è stato realizzato per farti esplorare le molte funzionalità dell'app. All'apertura di MyFLIR sarai in grado di puntare la fotocamera e visualizzare istantaneamente la temperatura sullo schermo del telefono come immagine termica. Ferro è la tavolozza predefinita, con il caldo che è giallo e viola freddo. Qui è possibile modificare le opzioni della tavolozza per diverse situazioni. Per esempio, se desideri vedere semplicemente il punto più caldo sulla schermata, seleziona la tavolozza più calda. Selezionando il pulsante modalità puoi fare una foto, video, timelapse o trasmettere un video live. Foto e video catturati sono salvati nella galleria MyFLIR. Questa icona in alto a sinistra apre il menu impostazioni insieme ai link per suggerimenti e pagine della community. Tocca l'icona di allineamento per regolare l'allineamento della fotocamera e della termocamera. Questo potrebbe dover essere fatto se stai prendendo un'immagine termica ravvicinata. Selezionando l'icona a forma di croce vedrai opzioni per aggiungere la media dell'area, media dello schermo e misurazioni dello spazio. È possibile aggiungere fino a 3 misuratori di spazio mobili per misurare temperature specifiche. Qui puoi visualizzare la barra della scala della temperatura sul lato destro dello schermo. Questa barra ti mostrerà a quale temperatura si riferiscono i colori termici. Puoi trascinarla dal fondo o giù dall'alto per restringere l'intervallo di temperatura visibile, utile se stai cercando un oggetto all'interno di un intervallo specifico. Puoi anche digitare manualmente le temperature desiderate toccando i valori numerici. Un doppio tocco sulla barra lo ripristinerà. Puoi bloccare l'intervallo di temperatura visibile per fermarlo automaticamente, regolandosi per includere tutte le temperature visibili toccando l'icona del lucchetto. Novità della termocamera S61 è la modalità alta temperatura, a volte in riferimento a come modalità basso guadagno. Può essere attivata toccando l'icona della fiamma. Questo apre l'intervallo della fotocamera fino a 400 gradi Celsius. Questa modalità ha una precisione leggermente inferiore a temperature più basse, quindi se stai osservando gli oggetti sotto i 120 gradi, allora è meglio disattivare questa modalità. La fotocamera si autocalibrerà automaticamente per preservarne la precisione il più possibile. Se noti la schermata termica ferma per un momento, questa ne sarà la ragione. Se noti le temperature che appaiono imprecise, puoi ricalibrare manualmente e immediatamente selezionando l'icona di calibrazione. Ulteriori informazioni su catphones.com.